Ciao a tutti amici, sono io Giulia Ward e oggi sono qui per fare la quarta puntata di Pacchi e Pacchetti. Iniziamo bene, proprio fantastico. Una categoria che vi piace tantissimo. Scusate se non riesco a parlare, scusate se qua sembra aperto. Beh, in pratica avevo iniziato a fare il video e la stavo aprendo. Non ho avuto neanche il tempo di aprirla, che per sbaglio si è stoppata. E il mio telefono, che sarebbe appunto la telecamera con cui registro i video, è caduto, quindi scusate per questo inconveniente, ma ancora non l'ho aperto. Infatti, come noterete, manca ancora un pezzettino da aprire, quindi facciamo finta di niente. Comunque, oggi voglio salutare soltanto una persona che è Sissi, ed è una che mi segue da tantissimo tempo. Quindi, ciao Sissi, questo è il mio saluto. Un'altra cosa voglio dirvi, che prima di iniziare, cioè. Voi ovviamente noterete questa scritta fragile, enorme in rosso. Beh, il postino probabilmente non l'avrà notata. Infatti, lo sapete dove ha messo la tazza senza neanche avvisare, senza neanche citofonare dicendo che è arrivata? Beh, l'ha messo sulla cassetta della posta, che come sapete, almeno a me, il coperchio non è proprio perfettamente orizzontale, ma tende ad andare verso sotto. E quindi, se mio padre non l'avesse trovata subito, la tazza probabilmente sarebbe caduta anche con un colpo di vento. Quindi, ragazzi, fate attenzione e ogni volta che vi deve arrivare un pacco, specialmente così fragile, controllate. Tra l'altro, la scatola è anche peggiore rispetto a quella della volta scorsa. Già, perché non è molto protettiva, giusto questa parte, ma per il resto è minuscola. Già invece quella era proprio bella grande. Vabbè, comunque, ovviamente ho tolto il mio indirizzo. Ah, e per chi lo volesse capire, questa è la tazza della Nutella. Già, la seconda tazza della Nutella. Già, forse qualcuno non l'aveva capito, però. Ecco. Probabilmente tutti l'avrete capito. E questo inoltre si intona molto di più col mio canale, perché ci sarà scritto Julia War e ci sarà io e Violetta, sapete il poster, tutto. Già, avete capito. Allora, ovviamente Snapfish e apriamola. Già, è già mezza aperta, però ok. Lasciamo stare. Già, ecco qua. Ah, perfetto, non c'è neanche una bustina. Che bella! Adesso la vediamo meglio, però, e che cavolo, non c'è neanche una bustina. Invece nell'altra c'era proprio la bustina. Quindi questa, se fosse caduta, si sarebbe rotta, ma sicura. Comunque, guardatela. Oh, mamma mia! Julia War. È Julia War, non è Julia War. Mamma mia, perché sempre deve succedere così? Invece di mettere Julia War, Julia War. Ma lo volete capire che il mio nome è Julia War e non è Julia War? Lasciamo stare, facciamo finta di niente. Come possiamo notare, qua è anche un po' sporca. Vabbè, dopo la laverò ovviamente. Come possiamo notare, ci sono io con Violetta e c'è Nutella. Nutella e poi Violetta e Giulia. Già, che mi sa che stava da questo lato, o qua. Ragazzi, sono andata a controllare e appunto sta sotto il cuore. Comunque, a parte per questo problemuccio, è carino, cioè Julia War appunto, e ci sono tutte queste decorazioni. Ecco appunto, questo video non durerà molto, ovviamente dentro è rossa. E cavolo, questa è più sporca dell'altra. Già. E vabbè, insomma, è carina. Basta togliere ovviamente questo adesivo, insomma, questo, ed è perfetta poi. Penso che la laverò perché è orribile proprio vederla tutta sporca. Già, comunque c'è sempre Julia War, la I e la W. Sono in nero e il resto è rosso, proprio come Nutella. Vedete la N nera e il resto è rosso. Questa volta però non ci mostrava, non arrivava un foglietto dove più o meno ce la mostrava, dove almeno ci diceva va com'era, insomma, magari se a qualcuno non piaceva. No, è molto diversa. Già, e così andrebbe. Già, io ripeto sempre già, ma.
voi mi conoscete, quindi sapete come parlo. E insomma, devo dire che è molto carina ed è bella. Forse mi piace anche di più di quell'altra, perché in quella proprio la mia foto non è il massimo, invece questa è bella chiara. E ogni tanto la potrei anche usare. Penso che la terrò qua sulla scrivania, non lo so, magari là. Vabbè, dopo vedrò io. E che dire di questa tazza? È un'altra tazza della Nutella che voi conoscete benissimo e ve la consiglio se voi l'avete presa, ma ormai siamo a luglio e la volta che me l'hanno data, cioè che l'ho ordinata, era a marzo, quindi da marzo a luglio, insomma, sono passati un po' di mesi. Quindi questo non è proprio il massimo, però ok, scrivetemi sempre nei commenti se anche a voi è capitato che è arrivata tardi o se è arrivata subito dopo 2-3 giorni. Spero che questo video, che è durato pochissimo, vi sia piaciuto. Probabilmente la prossima review sarà su Edicola, non lo so, devo fare ancora un video dei miei libri, ma prima voglio finire tutte le review che ho da fare. Grazie per seguirmi sempre e ci vediamo, ciao!